pronunciate o immaginate hanno una loro, seguono una loro liturgia, non sono cose che si consumano nell'arco di 24 ore, per cui diciamo ci servono dei giorni, servono dei passaggi, anche perché Renzi, che non è uno sprovveduto, se davvero punta a quell'obiettivo, avrà immaginato diciamo una strada durante la quale lui deve portare il suo partito e la sua posizione a una condizione di comprensibilità per tutto quanto il paese, non solo per l'arco politico, no? Quindi non è che improvvisamente domani mattina si sveglia e dice io ritiro i ministri al governo. Vuole portare anche Conte di fronte, diciamo, a una serie di no. E di fronte a quella serie di no, ovviamente lui farà le scelte che ha già annunciato. È chiaro che anche il MES è un punto critico. Io personalmente sono sempre stato favorevole, mi auguravo che lo prendessimo ad aprile. Non ho paura della troica europea che ci viene a controllare i conti. Io ho paura del fatto che la sanità abbia soltanto 9 miliardi come cifra che è diciamo circolata in quella bozza di piano e che mi sembrano francamente un niente rispetto alla situazione nella quale ci troviamo. E rispetto ai soldi che ci avevano detto sarebbero stati messi per foraggiare la nostra sanità. Certo. Maria Grazia, sulla scuola invece abbiamo novità, il Presidente del Consiglio